avevano creato un vero e proprio business dell'accoglienza nei confronti dei migranti tramite associazioni e cooperative fantasma e prestazioni mai esistite. La Guardia di Finanza di Siracusa ha scoperto una frode fiscale da 4,2 milioni di euro da parte di 5 onlus che accoglievano immigrati. Dai lavori di ristrutturazione, servizi di pulizia, dalle forniture di frutta e verdura alla consegna di capi di abbigliamento, tutta una montatura per raggirare il fisco. Le indagini sono scattate nella seconda metà del 2013 in relazione alle grosse ondate di migranti sulle coste siracusane, cifre sempre in aumento con l'operazione Mare Nostrum prima e Triton dopo. L'assistenza a circa 87.000 immigrati su 291 sbarchi nel solo porto di Augusta avrebbe fruttato grandi cifre ai centri di prima accoglienza e alle strutture del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. È stata la prefettura Retusea che ha chiesto alla Guardia di Finanza approfondimenti e controlli di natura amministrativa o contabile sulle strutture. Dalle attività investigative seguite è emerso un collegamento tra i personaggi dell'indagine Mafia Capitale Romana, riconducibili a Buzzi e Carminati, con un centro di accoglienza gestito in consorzio con una società siracusana. Partecipanti del consorzio risultavano essere le cooperative sociali romane Erikes 29 ed ABC. Al fenomeno evasivo si cumula inoltre l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per 1,3 milioni e la segnalazione all'autorità giudiziaria di Siracusa di 19 soggetti per reati tributari. Individuate 5 onlus, di queste 2 evasori totali ed una paratotale, con la richiesta di sequestro per 900.000 euro.